Ciao e benvenuta o benvenuto in questo nuovo video in cui ti parlerò di 5 consigli su come guarire dalla paura del rifiuto, su come guarire la ferita del rifiuto. Ti sto facendo questo video perché io nella mia vita ho sperimentato tante volte diciamo questa sensazione, questo dolore del rifiuto. Il rifiuto si è manifestato nella mia vita sia nelle mie relazioni sentimentali, quindi con magari con delle persone a cui tenevo particolarmente, che si sono poi allontanate e quindi mi sono sentita rifiutata, sia in famiglia con i miei genitori, con i miei parenti, e sia sul lavoro, soprattutto quando diciamo non mi sono sentita accolta così per come ero, oppure quando ad esempio sapevo che c'era la possibilità di diciamo di fare richiesta per un nuovo lavoro, però per paura proprio di essere rifiutata non ho proprio provato, cioè non ci ho proprio provato magari a chiedere quel tipo di lavoro, proprio perché avevo paura in un certo senso che mi dicessero no, tu non vai bene. Quindi questa paura, non so se l'hai mai sentita anche tu, questo senso proprio di blocco che ti prende, che ti blocca proprio nell'agire, perché ovviamente se tu non ami abbastanza te stessa, se vivi con questa paura del rifiuto, tu vivi proprio bloccata, cioè come se stessi continuamente affogando nel mare, non ti senti mai a tuo agio, ti senti sempre frenata, non so se ti capita mai qualche volta. E quindi oggi ti voglio far vedere come io riesco a diciamo superare questo rifiuto ispirandomi a 5 archetipi di divinità femminili. Tu direi che cosa sono gli archetipi? Gli archetipi per me, non so, cioè, per me sono delle, diciamo, delle immagini che sono presenti a livello dell'inconscio collettivo, quindi sono presenti nella nostra, nel nostro, nel, nell'inconscio proprio dell'umanità, a cui noi attribuiamo un particolare significato. E quindi oggi ti voglio presentare 5 dee che sono 5 archetipi di donne, di divinità femminili molto potenti, molto forti e molto curative. Innanzitutto, quando ci sentiamo rifiutati, che cosa succede? Che si va a creare una credenza dentro di noi che ci dice che noi non siamo abbastanza, è vero? Quando ti vieni rifiutata, comunque dentro di te, nel profondo, tu pensi io non sono abbastanza. Questo è quello che penso io non sono abbastanza, che è una ferita molto profonda che la sperimentiamo tutti quanti a livello universale. E anche se noi, come dico sempre, soprattutto nel mio gruppo Brilla come una dea, siamo dee, siamo dei, siamo esseri spirituali, comunque queste ferite vengono aperte e dobbiamo guarirle, perché se le guariamo dentro di noi, contribuiamo a guarirle anche a livello universale. La prima dea, la primissima dea che ci può aiutare a guarire dalla paura del rifiuto è la Vergine Maria. Esatto, lei anche è un archetipo di una divinità femminile e lei ci aiuta proprio a guarire il rifiuto, diciamo, la matrice del rifiuto, il primissimo rifiuto che noi subiamo quando siamo bambini, no? Di solito quando siamo piccoli i nostri genitori spesso ci mettono in punizione, ci mettono in castigo, anche a volte con metodi non proprio pacifici, perché comunque l'hanno ereditato a loro volta dai loro genitori. E questa cosa diciamo, noi è come se sperimentiamo da subito, sin da piccoli, il rifiuto dei nostri genitori. E quindi la Vergine Maria, che cosa ci viene a dire? La Vergine Maria, infatti, se tu guardi la carta attentamente dell'immagine della Vergine Maria, noterai che lei è proprio una fonte infinita di amore, di accoglienza che nutre questo bambino che lei ha dentro di sé, così come noi dentro di noi abbiamo dei bambini interiori che anche se cresciamo comunque si manifestano soprattutto facendoci sentire questi appunto queste
soprattutto quando sperimentiamo il rifiuto, è il bambino interiore in realtà che ci sta chiamando, che sta soffrendo, che ci viene a ricordare che ci sono delle ferite dentro di noi molto antiche, risalenti alla nostra infanzia, che vanno guarite, che vanno curate. E quindi noi, ecco, ispirandoci a questo archetipo della Vergine Maria, così che è proprio straborda di amore per il suo bambino, così anche noi dobbiamo ispirarci a lei per dare amore, per dare gioco, per far divertire anche questo bambino interiore, per consolarlo, per coccolarlo. Questi sono lavori molto molto profondi che si possono fare anche tramite, ad esempio, delle meditazioni che puoi trovare su YouTube. Se tu scrivi meditazioni col bambino interiore ne trovi diverse, poi magari ne faccio qualcuna pure io perché mi piace tanto questo argomento. E infatti io, da quando pratico questa coccola quotidiana del bambino interiore, facendolo divertire, soprattutto aiutandolo a perdonarsi e a perdonare, e questa è una cosa molto molto bella che puoi fare quando ti senti rifiutato. Ecco, ispirati proprio, immagina come se tu in quel momento incarnassi la Vergine Maria, perché in realtà l'archetipo della Vergine Maria è già presente dentro di te. La seconda dea che ci può venire in aiuto per quanto riguarda per aiutarci a superare la paura del rifiuto è la dea Kuan Yin. La dea Kuan Yin è una dea buddista, fa parte del pantheon delle dee buddiste, e lei è la dea della completa accettazione, della compassione. Compassione non in senso, diciamo, negativo del termine, come se sto provando pietà, ma compatire significa soffrire insieme, quindi che lei capisce ci aiuta a capire il nostro dolore, ad accettare il nostro dolore, ad accettare le parti di noi che magari non accettiamo, che non stiamo accettando. E questa cosa del non accettarsi però è comunque una bugia, perché noi veniamo da una fonte infinita di amore, che se solo tu capissi un grammo di quanto tu sei amato, veramente scoppieresti a piangere. Io nelle mie meditazioni che faccio, magari non ci riesco tutti i giorni perché ci vuole una forte connessione con il cuore, e durante la vita di tutti i giorni magari uno non riesce, anche se ora sto facendo in modo di dedicare anche magari un minuto, due minuti dopo mangiato a stare così con la mano sul cuore e a praticare appunto la connessione con il cuore. Quando tu entri in connessione con questa forza universale, di amore universale, e capisci che non c'è paura di non essere accettati, perché veniamo da questa fonte, tante volte andiamo a cercare l'amore fuori, no? Magari in un partner, oppure nel sesso, oppure nello shopping, oppure in un'amicizia, non lo so, in qualsiasi cosa che magari non siamo noi. Stiamo comunque uscendo da quella fonte di amore universale. Non sto dicendo che ovviamente non bisogna avere partner, non bisogna andare a fare shopping, quello lo faccio pure io, però di non delegare diciamo la nostra felicità a qualcosa che sta fuori di noi, ok? Ma comunque di cercarla sempre dentro di noi, perché c'è, perché quando tu ti connetti piangi da quanto ti senti amato e accettato, anche quando magari non ti senti amato dai tuoi genitori, che possono essere magari in quel momento la tua fonte di amore principale, no? Uno dice, vabbè, chi mi ama di più di mia mamma e mio papà? Però se anche loro sono persone che comunque hanno delle ferite, che sicuramente ce le hanno perché siamo tutti quanti esseri umani, io mi riconnetto sempre con la mia parte, più alta di me. E anche per esempio quando tu ti fermi a giudicare qualcuno, no? Dici, ma quello è così, quello mi ha fatto questo non mi piace perché è bugiardo, questo non mi piace perché è una persona subdola, in realtà
realtà quella persona che tu stai giudicando sta soltanto riflettendo una parte di te che non accetti, ok? Quindi cerca comunque di individuare in quella persona, in quel particolare magari atteggiamento, una parte di te che non ti piace, cerca di accettarla e vedrai che con il tempo anche quella persona cambierà verso di te, perché si sentirà accettata, perché tu hai accettato te stessa e accetterai automaticamente anche l'altra persona, perché ti sentirai parte, cioè inizierai a percepire, non tanto con la mente che non ci arriva tanto, ma con il cuore, che in realtà essendo un tutt'uno, quando tu guarisci te stessa in realtà stai guarendo anche qualcun altro, e questo te lo posso dire perché l'ho sperimentato pure io. E quando ho guarito delle parti di me che non accettavo, che magari vedevo riflesse negli altri, allora gli altri hanno iniziato a comportarsi in maniera diversa. Io non ho fatto nulla, ho semplicemente guarito quella mia parte. Quindi Guan Yin, questa dea, mi piace dirlo con questa pronuncia cinese perché ho studiato un po' di cinese, ci viene a dire accetta soprattutto quelle parti di te che adesso non ti piacciono proprio, che fai fatica ad amare. La terza dea che ci viene in aiuto è Maria Maddalena. La Maddalena è stata sempre etichettata come la prostituta, diciamo nel nostro inconscio collettivo è legata molto al senso di colpa, no? Al senso di vergogna, di pudore, perché lei ha avuto il coraggio di, diciamo, era un simbolo della sensualità, di una corporeità vissuta in maniera molto intensa, e quindi è stata sempre molto etichettata, diciamo abbiamo una connotazione un poco negativa, no? Rispetto a Maria Maddalena. E lei che cosa ci viene ad insegnare? La Maddalena però, ecco, se ne è sempre, diciamo, era una donna anche molto molto amorevole, che se ne fregava del giudizio degli altri, e quindi ci viene a insegnare che per esempio se tu adesso sei vittima di, non so, di pettegolezzi, di persone che ti parlano dietro, se ti hanno comunque allontanata da qualche gruppo perché ti hanno, diciamo, ti hanno assimilato a una ragazza leggera soltanto perché, ecco, ti piace comunque mettere in mostra la tua sensualità, che è un tuo diritto. Ovviamente non mi riferisco alla volgarità, ma alla sensualità, alla bellezza. Quindi la Maddalena ci viene a dire che non avere paura del giudizio degli altri, perché il giudizio degli altri è soltanto un loro problema, cioè questo accusare la femminilità, la sensualità, è un problema verso il potere femminile. Noi donne abbiamo, come donne, proprio in quanto donne abbiamo un grande potere, e molte volte le persone hanno paura di questo potere enorme che noi abbiamo. Quindi se ti senti comunque giudicata, se senti che stanno facendo dei pettegolezzi su di te, allontana queste persone, non fanno parte della tua vita. Sappi che se loro ti stanno giudicando, in realtà è appunto un problema loro, cioè dovranno risolvere il loro problema verso la sensualità, verso la femminilità, verso il nostro enorme potere di donne. Quindi ricordati di questo, e ogni volta che ti senti rifiutata, rientra dentro di te, rientra nel tuo potere femminile, riconnettiti con la tua divinità, proprio come ha fatto la madre Maria Maddalena, e sentiti come un fiore che sta sbocciando, come un fiore di loto che sboccia su queste persone che ti giudicano, e allontanali, perché una frase che mi piace tanto ripetere è: tu non sei fatta per tutti. Ok? Sei tu che scegli le persone da frequentare, le amicizie, le compagnie. Se tu sei così, diciamo, ti devi esprimere, devi esternare ciò che sei, e ti attirerai soltanto le persone che vibrano alla tua frequenza. Infatti c'è un detto che dice: your vibes attracts your tribes, quindi le tue vibrazioni attrarranno la tua tribù. Tu non sei per tutti, e questo non fa nulla, cioè questo va bene così. Va bene così, però esprimiti, capito? Non ti tarpare le ali per paura di perdere, tu non perdi niente, ok?
ok? Puoi solo avvicinare a te persone che sono come te, con cui ti troverai anche meglio a parlare, piuttosto che persone che ti giudicano soltanto. Non è più bello? Always be you, don't forget. La quarta dea è una dea potentissima. Non so se la conosci, ma sicuramente sì, è la dea Kali. La dea Kali, già che vedi la sua immagine, è una dea, penso che ti ha spaventato un po', no? È una dea abbastanza forte, è la dea dell'energia femminile proprio dirompente, prepotente, è una dea, in inglese si dice badass, in italiano si dice cazzuta, proprio sono andata a vedere sul vocabolario. È una dea che non ha paura di nulla, infatti se tu la vedi c'ha tutte queste teste di uomini nelle mani, c'ha questi occhi così infuocati, questa a volte viene dipinta tutta di nero, a volte tutta di rosso, è proprio l'espressione dell'energia femminile ai massimi livelli. E quando ti senti rifiutata, ricordati della dea Kali. La dea Kali non ha paura di niente. Lei dice: paure, venite tutte quanti davanti a me che vi affronto uno a uno. Cioè, proprio very, very strong. E lei ci viene a insegnare questa cosa, cioè dice: quando ti senti rifiutata, a volte c'è quella tentazione, no, di dire aspetta, mi comporto in quest'altro modo, oppure ti faccio questo favore, oppure ti regalo questo. Lei dice: ma stai scherzando? Fulmina, cioè lei fulmina proprio con lo sguardo le persone che non la rispettano. Ovviamente non ti sto dicendo che devi andare adesso con la mazza oppure con delle armi a fare del male a chi ti sta facendo del male, no. Però ricordati di questo, cioè ricordati che dentro di te c'è questo potere immenso della dea Kali, questo fuoco, che lei non accetta assolutamente che qualcuno le faccia del male. Lei affronta proprio le paure, lei proprio adora affrontare la paura, perché tante volte noi ce ne scappiamo oppure tendiamo sempre di accondiscendere le persone, invece lei no, dice: datemi le paure, mettetemele davanti, faccio vedere io adesso. Quindi ecco, tira fuori questo potere divino, proprio anche di questa energia Shakti molto potente, che puoi tirar fuori appunto quando ti senti rifiutata. Ricordati chi sei, ricordati del tuo potere. Tu sei una manifestazione meravigliosa del divino. Ricordati sempre questo. E se nella tua vita ci sono persone che ti stanno manipolando, che ti stanno usando, ricorda che puoi tagliare immediatamente i cordoni con queste persone, magari invocando anche degli angeli o degli arcangeli molto potenti, come l'arcangelo Michele. Di poi questo magari ne parleremo in un altro video. La quinta dea è Afrodite. Afrodite è una dea bellissima, guarda com'è bella. Afrodite è la dea dell'amore per se stessi ed è la dea che, quando non ti senti amata, quando ti senti rifiutata, dice: ritorna dentro di te, nutriti, sei sacra. La prima cosa che facciamo quando ci sentiamo respinte, quando ci sentiamo rifiutate, è che ci giudichiamo, che ci incolpiamo, che ci autopuniamo, che ci autosabotiamo, magari mangiando schifezze, oppure chiudendoci in casa, oppure magari cadiamo in depressione, stiamo in ambienti chiusi, non usciamo. Ecco, lei invece dice questo: quando ti senti rifiutata, la prima cosa che devi fare è amati, pratica dei rituali di amore per te stessa, fatti un bagno caldo, mettiti delle, magari quelli con le bollicine, no? Mettiti una bella musica di sottofondo, magari 432 Hz, accendi dei belli incensi. Ora davanti a me un incenso profumatissimo al patchouli, che è fantastico. Lavati i capelli, ecco una cosa che io faccio.
come self care, come diciamo pratica di amore per me stessa, è mi faccio un bello shampoo. Di solito uno shampoo mi rinfresca anche la testa, soprattutto se lo faccio l'ultima sciacquata con l'acqua fredda. Lavati i capelli, vai dall'estetista, pittati le unghie, nutriti, ascoltati una bella musica, esci con un'amica che ti consola, fai qualche cosa per nutrire te stessa. Lei è la dea proprio dell'amore verso se stesse, verso noi stesse. E se in questo momento sei circondata da persone che non ti stimolano, che non ti motivano, che ti buttano giù, praticando l'amore per noi stesse imparerai anche ad attirarti a te, ad attrarti a te delle persone che ti stimolano, che riconoscono il tuo valore. E un'altra cosa che devi imparare a fare sicuramente per preservare la tua energia e per far brillare la dea che è in te è quella di imparare a mettere dei confini, che poi è quello che dei confini con le persone che ti stanno succhiando l'energia, che è una cosa che io insegno nel mio corso, come essere te stessa al 100% senza paura del giudizio degli altri. Quindi metti i confini, mi raccomando. Per concludere, quando sperimentiamo questa sensazione di rifiuto, questa ferita di rifiuto, il messaggio più potente che ci arriva dall'universo e che è arrivato a me e per cui io sto facendo questi video per te è: lavora proprio master self love, proprio diventa una maestra nella pratica dell'amore per te stessa. Questo è il messaggio, perché ogni cosa viene per portarci un messaggio di guarigione. E poi, se ovviamente una volta che l'abbiamo fatto nostro, lo step successivo è quello di condividerlo con gli altri. Quindi, se ti è piaciuto questo video, ti invito ad iscriverti al canale, ad accendere anche la campanellina. Se ancora non l'hai fatto, così ogni volta che farò un video ti arriverà una notifica. E poi scaricati subito dal link che ti lascio qui nell'info box il primo video della serie Come esprimere te stessa senza paura del giudizio degli altri. Questo è un video molto molto bello che ho fatto per te, è solo il primo però di una videoserie che sto creando. Ora sono al secondo video che sto mettendo sul mio gruppo Brilla come una dea, e per guardarlo ecco, iscriviti qui sotto, lo scarichi subito, vedrai che ti cambierà sicuramente. Anzi, appena lo guardi mandami subito una mail, perché voglio sapere quale consiglio sei riuscita a mettere in pratica nella tua vita o che vuoi mettere in pratica nella tua vita. Mi raccomando, ci tengo tantissimo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Insomma, queste idee sono un po' pischellette, un po' cazzute, ci aiutano un attimo a tirar fuori la parte un po' più cazzuta di noi donne.